Siamo lodati Gesù e Maria. Celebriamo oggi la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, che come sappiamo particolarmente ieri sera ha avuto la grazia di partecipare all'ora santa, dove abbiamo proprio ascoltato dalle stesse parole di Gesù l'origine di questa festa, che è stata voluta da lui attraverso ciò che proprio nel giugno del 1675 chiese alla grande santa e mistica francese Margherita Maria Alacoque, quindi chiedendo proprio che fosse istituita una festa in onore del suo Sacratissimo Cuore il venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, che in questo giorno si celebrasse la messa in onore del suo Sacro Cuore, ci si comunicasse con l'intenzione di ripararlo, ma anche si recitasse pubblicamente, e lo faremo dopo la Santa Comunione, l'atto pubblico di solenne, appunto, ammenda e riparazione in onore del Sacratissimo Cuore di Gesù. Atti di questo genere sono stati anche composti da diversi sommi pontefici, quello che reciteremo è di Papa Pio XI, se non ricordo male. L'importanza di questa festa ci siamo introdotti ieri sera, dove abbiamo, meditando sulla seconda lettura, cominciato a considerare che meditare sul cuore di Cristo, la rivelazione privata del cuore di Cristo, non è altro che un approfondimento fatto in maniera magistrale da Gesù di ciò che la rivelazione pubblica ci offre e ci insegna circa l'amore di Dio. Dio è fondamentalmente amore, l'amore è la sua grammatica, e l'amore di Dio deve essere innanzitutto conosciuto, riconosciuto, accolto e poi ricambiato. Abbiamo approfondito la prima lettura, la seconda lettura, ma anche nella prima lettura, se abbiamo fatto caso, questo il popolo di Israele lo sapeva molto bene. Cosa ha fatto Dio con il popolo di Israele? Ha fatto una storia salvifica che costantemente la ricorda attraverso i testi. Dio ti ha scelto per essere il suo popolo, si è legato a voi, non perché siete più bravi, ma perché siete i peggiori, sì, i meno bravi e i più piccoli. Vi ha fatti uscire dalla condizione servile, vi ha liberati dalla mano del faraone. Quindi riconosci quanto Dio ti ha voluto bene e ricambialo. E lo ricambierai con l'osservanza perfetta della sua volontà, che ti causerà grazie e benedizioni. Quindi anche la legge che Dio diede già nell'Antico Testamento vuole che il suo popolo la riconosca come atto d'amore nei confronti nostri. San Giovanni nelle sue lettere dirà che i comandamenti di Gesù non sono gravosi. Quando uno avverte i comandamenti di Dio come gravosi, sapete da cosa dipende? Dipende dal fatto che non conosce ancora nulla del suo amore. Perché se Dio ti dice di fare una cosa, te lo dice solo e soltanto perché ti vuole bene, molto più di quanto un genitore umano dice a un figlio fai questo o non fare questo, evidentemente mosso non dal desiderio di opprimere il figlio, ma dal desiderio di giovargli, di fare il suo bene. Con la differenza che un genitore umano è molto imperfetto e non sempre quello che fa per il figlio corrisponde al bene reale, anche se lui pensa di farlo. Con Dio questo non può assolutamente accadere. La festa del Sacro Cuore accentua l'importanza però proprio del ricambiare per noi e per tutti quell'amore di Gesù che lui lamenta essere misconosciuto, tradito, si reagisce con l'indifferenza, la freddezza, sono termini da lui usati, l'ingratitudine, una delle cose più brutte che possa esistere sul pianeta Terra. Il Vangelo di oggi ci dà un'altra piccola, come dire, ciliegina sui temi già molto belli di questa festa, cioè non soltanto accogliere e riconoscere il cuore di Gesù come fonte prima dell'amore, ma anche come modello. Imparate da me che sono mite ed umile di cuore. Voi sapete che quando due persone si amano, si dice che l'amore rende simili, ma c'è anche il proverbio latino che dice similes cum similibus, cioè le persone simili vanno con quelle simili. Quindi se il mio rapporto con Gesù, il mio amore con Gesù è autentico, gradualmente, anche se tutti quanti, questo mi raccomando e vi prego con me di esserne tutti abbastanza convinti, noi
come condizione di partenza non siamo né miti né umili, ma siamo superbi e abbastanza tendenti al nervosetto, e diciamo un eufemismo perché dal pulpito siamo sempre tutti più buoni. Ma da Gesù queste cose si imparano, quindi se l'amore con Gesù, il rapporto con Gesù è autentico, gradualmente noi assumeremo i tratti caratteristici del nostro Maestro. Capite? Per cui uno non può stare sempre arrabbiato, nero, e parlare di, cioè, chi ti vede come fa a dire, Gesù dice nel Vangelo, chi accoglie voi accoglie me, chi vede voi, capite? Insomma, ecco, e così non possiamo non soltanto non essere superbi, scusate, essere superbi esteriormente. E guardate, quando una persona ci dice guarda che tu sei superbo, state tranquilli che anche se noi non ce ne accorgiamo in realtà lo siamo, dobbiamo fare un passo indietro di conversione. Ma umili di cuore, proprio quel sentirsi piccoli, ecco, chi lo vive lo sa che cos'è, quel sentirsi cosa di poco conto, quello che Gesù diceva e quello che il Signore ha detto nella prima lettura. Io ti amo e ti ho scelto non perché tu sei chissà chi, ma quanto più sei più piccolo e quanto più ti senti piccolo di tutto, quanto più avrai un amore ancora più grande da parte mia, un amore di predilezione, perché Dio si compiace degli umili, resiste ai superbi, dice la Sacra Scrittura, ma dà grazia agli umili. Ecco, domani sapete che la Chiesa festeggerà il cuore immacolato di Maria, per chi lo desidera qui ci sarà la messa domani mattina alle 8 in onore del cuore immacolato di Maria, proprio fatta apposta per celebrare questa ricorrenza. E dico questo perché la Madonna ha brillato più di tutti, soprattutto nell'umiltà. Ha guardato l'umiltà della sua serva, dice Maria Santissima nel Magnificat, no? Quindi chi è stata la più grande copia vivente del cuore di Gesù, ecco perché la Chiesa subito domani, ecco, ci mette davanti il cuore immacolato di Maria, Maria Santissima, che ne è stata la copia vivente, l'immagine della dolcezza e della tenerezza stessa, è proprio una campionessa assolutamente inarrivabile di umiltà. Bene, celebriamo con gioia questo giorno e questa Santa Messa, ecco, dopo la comunione reciteremo l'atto di riparazione e poi anche la benedizione, un quadretto del cuore di Gesù. Qui c'è l'apostolato della preghiera, saranno anche due nuovi membri che saranno con gioia aggiunti al gruppo dell'apostolato della preghiera in questa parrocchia, che sapete come tutti i gruppi dell'apostolato della preghiera cura e promuove la devozione al cuore di Gesù ed anche la preghiera in comunione con la Chiesa secondo l'intenzione non solo del Sacro Cuore ma anche del Papa, eccetera, tutte quante le cose che caratterizzano questa bellissima realtà ecclesiale di antica fondazione presente nella nostra parrocchia e che oggi si arricchirà, per grazia del Signore, di due nuovi membri. Siamo dati Gesù e Maria.